con Greta Scarano al Figari International Short Film Fest. Benvenuta Greta, grazie. Come ti trovi qui con un cortometraggio in concorso? Sì, no, sono molto felice di essere qui. Poi io ho fatto questo corto non per, in realtà veramente non per partecipare, cioè, ai festival, ma perché volevo provarmi come regista, e quindi tutto quello che viene in più è veramente un regalo per me. Quindi sono estremamente grata a questo festival che mi ha voluta, che ha preso perché il posto. Perché sei appena tornata da Oltreoceano, tra l'altro. Come è andata lì? Lì è stato bellissimo. Devo dire, non me ne volevo più andare. Vabbè, io anche ho proprio un debole per New York, come molte persone. Ho pranzato con De Niro, l'ho anche conosciuto, ma l'ho anche mezzo tipo stalker, cioè sono andata più tipo dietro, lui se ne stava andando, io gli ho dato un colpo sulla spalla, lui si è spaventato perché dice oddio, ma che sei? Però era lì, non potevo. E parlando del tuo corto che è qui in concorso, com'è nata l'esigenza di passare dalla recitazione alla regia? In realtà io volevo fare la regista da ragazzina, cioè mi piaceva l'idea di fare, ho fatto un corso di regia quando ero proprio piccola, avevo 16 anni. Mentre in realtà poi dopo invece la mia carriera di attrice mi ha portato via tutto il tempo, no, che avevo a disposizione. E, però questa cosa mi è sempre rimasta nel cuore, la necessità proprio di fare la regia di qualcosa che avevo scritto, di qualcosa che sentivo e che volevo raccontare. Poi la regia non è poi così una cosa così distante dal mio modo di interpretare la recitazione. Parlando di Feliz Navidad, il titolo del cortometraggio. Sì, che non c'entra niente con l'estate, con la Sardegna, perché è un cortometraggio natalizio, quindi. Però è un tema sempre attuale, insomma, parlare del Natale. È un cortometraggio particolare perché è dolce, amaro, surreale e tenero. Come ti è nata l'idea e perché proprio questo tema? L'idea è nata in maniera così un po' sciocca, cioè io ho una sorella che è molto più piccola di me, che ha creduto a Babbo Natale finché, diciamo, aveva intorno ai 12-13 anni. Io questa cosa da sorella maggiore, diciamo, mi preoccupava perché comunque pensavo che fosse arrivato il momento di dirle che non esisteva Babbo Natale, e invece lei faceva puntualmente con mio padre questa pantomima per cui la letterina Babbo Natale, cioè, e io sono andata lì a dirle: guarda che non esiste Babbo Natale. E lei mi disse: però io lo so che non esiste, però a me mi piace. E quindi da questa cosa poi negli anni è maturata poi quest'idea di raccontare questo aspetto, diciamo, appunto del coltivare il bambino che è in noi, però inserito in un contesto che io amo, che è quello, appunto, il contesto della famiglia, della casa, del Natale, perché a me piacciono i film che parlano proprio di questo. Mi piace entrare nelle case delle persone, mi piace, cioè, una specie di voyeurismo in quel senso. Infatti i miei film preferiti parlano sempre alla fine di questo, di parenti, di parentele, di quello che succede nelle case. E poi durante il Natale, che comunque è un acceleratore di situazioni, no? Perché appunto a Natale tutti dobbiamo essere al meglio di noi stessi, però magari non ci va, però perché a Natale, insomma, succedono tutta una serie di cose che secondo me era un contesto interessante da raccontare. C'è una cosa che mi ha colpito: tu non sei interprete in questo cortometraggio. No. C'è un bellissimo cast, è un piccolo corto, però insomma c'è un bellissimo cast, c'è Carla Signoris, c'è Sandra Milo, Simone Liberati, insomma, ma tu non hai voluto recitare, come mai? Perché non mi andava. Volevo Benedetta Cimatti, perché comunque l'avevo conosciuta sul Circeo, la serie che uscirà poi a novembre su Rai 1. Volevo fare la regista e sono stata felicissima della scelta che ho fatto. Non mi andava proprio di privarmi della gioia di dirigere una cosa tout court, perché comunque interpretare il ruolo di protagonista del corto non mi avrebbe permesso di godere poi di tutto il resto. Invece ci siamo divertiti tantissimo, è stata, lo dico spesso, 3 giorni più belli della mia vita, sono stati 3 giorni stupendi. E lo stesso per esempio Ferzan, si ha visto il mio corto e proprio ha detto: tu sei pazza, e dice, ma che si è spaventato tantissimo, perché chissà, l'ha anche percepito, non lo so, in maniera tutta sua. Lui mi ha detto che sono, cioè, che l'ha inquietato tantissimo, che si è divertito ma che si è pure spaventato, e questo mi ha fatto molto ridere. Il corto l'ho fatto per provarmi sul lungometraggio, perché anche se temo che saranno due cose estremamente diverse, però sicuramente c'è in cantiere un progetto.